Alcune volte mi ritrovo a pensare agli ultimi 4 mesi in Fallout 76. Che cazzo è quell'ardente? Sul pavimento! Sparate! Sparate! Che cazzo è quell'ardente? Cazzo, si è impaccato! Marco, credo sia giunta la nostra ora. Stiamo penetrando il pavimento. No, John, non succederà! Stiamo penetrando il pavimento, Marco! Ragazzi, tiratemi fuori da questa armatura! Mio Dio, ma sta scoccaccia, Frederick! Tiratemi fuori da questa armatura! Davvero chi gioca dal day one potrebbe anche soffrire di stress post-traumatico a livello di bug videoludici. Abbiamo visto cose orribili, ragazzi. Diciamocelo, ammettiamolo. Comunque, la cosa bella è che un po' si era sistemato. Mo' hanno fatto una cosa, regà, che non è. Cioè, la Bethesda ha esagerato, ragazzi. Non era mai successa una cosa del genere a livello, penso, proprio generale. In tutti i videogiochi non è mai capitata una cosa del genere. Cioè, il gioco non funziona. Cioè, detto semplicemente, il gioco qui in Italia un sacco di giocatori non ci riescono a giocare. Da quando adesso è uscito Wild Appalachia il 12, tutto bene. Mesh Dead Extinction, tutto bene. Ora doveva uscire la sfilata dei Fastnacht, un nuovo evento pubblico. E a quanto pare, se ci giochi con la console o l'Xbox o il Bethesda Launcher impostato in lingua italiana, il gioco non va. Ci devi giocare in inglese. Ho sentito pure qualcuno che mi funzionava anche in italiano e diceva a me nessun problema. Non c'è, quindi non si capisce se è proprio tutto legato a questa nu a questo nuovo evento, perché ci potremo prendere ora, come vi faccio vedere nel resto del video, perché poi io l'ho giocato in inglese, ovviamente sono entrato, ho cambiato lingua e sono entrato. Se volete intanto fatelo anche voi, anche se oggi dovrebbe arrivare un hotfix che risolve. Ci sono queste maschere che si vincono e probabilmente uno di questi oggetti, magari nella traduzione, crea questo conflitto di errore. Come vedete, crasha il gioco. Crasha sempre, non, cioè con crash continuo, non parte mai. E quindi bisogna metterlo in inglese. È una cosa pazzesca, cioè nel senso. Ma come cacchio fanno a fare questi errori? Sembra che sto gioco, cioè. Tac, sbagli una virgola e funziona più tutto il resto pure proprio. Tutto un domino di bug che parte. Non lo so, ragazzi. Mo per adesso quindi vi consiglio di giocare in inglese. Ora il 26 marzo dovrebbe uscire la modalità sopravvivenza. Il 16 aprile i distributori dove potremo mettere i negozi nel camp. Il 23 maggio il commerciante leggendario. Il 9 aprile il Goatman. Oppure Ship Squatch si chiama, come si vede sul trailer. Il 9 aprile e il 7 maggio, sempre più efficienti con lo zainetto e gli scout. Ora, voglio capire, ma funzionerà sta roba? Calcolando che davvero, ragazzi, questi, cioè, stanno facendo un macello, cioè. Sono diventati indifendibili a questo punto, e questo è il fatto. Cioè, l'evento di per sé è anche carino, però lo devi giocare in inglese. E devi difendere questi robot ambientato a Helvetia, che è un piccolo paesino di origini tedesche che è qui in Appalachia. E dovremo difendere questi robot che ogni primavera marciano per la città. E il bello è che se riusciamo a finire il giro difendendoli senza far uccidere neanche un robot, vinciamo ogni volta una maschera diversa. A me la cosa non fa impazzire, ma è una cosa mia personale, perché non sono un collezionista pazzo, perché molti so che gli piace avere tutte le armi, tutti i vestiti, tutto quello che c'è nel gioco. Io non sono uno di quelli che in Fallout cerca questo. Comunque è divertente, ma non è, diciamo, la mia priorità. Capisco che a molti può piacere, mi fa piacere che molti infatti lo stanno apprezzando, ho sentito molti di voi che gli piace, molti, i pochi che sono riusciti a entrare, fondamentalmente per il problema della lingua, insomma, molti hanno scaricato, ricancellato, rifatto, basta solo mettere in inglese per adesso. Comunque, mo' arriverà sto hotfix, ragazzi, oggi lo sto provando il nuovo evento in diretta su Twitch, quindi vi aspetto, adesso dovrei essere già in diretta, quindi basta che appena finisce il video switchate. Comunque l'evento è anche carino. Il bello è che essendo nuovo ci viene tutto il server praticamente, quindi è divertente. L'unica cosa, spero ne mettano molti altri così, e non solo questo, e spero che funzionino. È una cosa abbastanza ovvia. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima, al prossimo aggiornamento. E ci vediamo su Twitch tra poco se passate. Link in descrizione. Ciao belli.